Buongiorno amici di Helmets Motoclub, benvenuti in questo nuovo motoblog, questa volta da Caserta. Ancora una volta il motoblog vuole essere un modo per conoscerci, un modo per stare insieme, per scambiare due chiacchiere. In questo motoblog ancora una volta vi invito all'evento che si tiene domenica 22 settembre prossimo. L'evento si chiama Corno e Bicorno, è un evento in collaborazione con l'Albo dei Motociclisti. Se non siete ancora iscritti all'Albo dei Motociclisti, fatelo, perché vi posso garantire che 2,99 € all'anno per un motociclista che poi, una volta iscritto all'Albo dei Motociclisti, può usufruire di una serie di convenzioni e di sconti, è una cifra ridicola. Quindi 2,99 € all'anno, l'iscrizione all'Albo dei Motociclisti è un modo per un riconoscimento, per avere la possibilità di accesso a una serie di servizi, a una serie di sconti e anche per avere l'accesso a tutte le promozioni previste per gli iscritti all'Albo dei Motociclisti. Ma torniamo all'evento del 22, domenica 22 settembre, Corno e Bicorno, la fortuna è di ritorno. Che significa la fortuna è di ritorno? Che è vero che la fortuna è cieca e quindi praticamente si bacia quando meno te l'aspetti, quando meno la chiedi, quando meno la cerchi, ma è anche vero che un po' devi andartela a cercare. Quindi avere appresso, avere sulla moto la campanella Guardian Bell che scaccia gli spiriti maligni, gli spiriti che si attaccano alla moto per causare guasti e rotture, è anche vero che è importante avere appresso sempre un corno. Quindi dicevamo, cornetto portafortuna deve stare sempre con noi, deve essere regalato, non puoi comprarlo e indossarlo. Il cornetto portafortuna va regalato. Dicevamo, il cornetto portafortuna deve essere regalato, te lo devono regalare. Devi strofinarlo prima di un evento importante, nel caso del motociclista magari prima di un viaggetto, una passeggiata un po' più lunga, magari una strofinatina non fa mai male. Puoi anche pungerti con la punta del cornetto, deve essere fatto di materiale resistente, in genere a volte viene fatto di corallo, materiali nobili, materiali ricchi, o di ferro. Il nostro è di ferro, quello che vi regaliamo è di ferro. Deve essere di colore rosso perché è simbolo di potenza, potenza e porta fortuna. E se si dovesse rompere, spuntire o smarrire, vuol dire che ha fatto il suo lavoro, cioè ti ha protetto, e quindi a quel punto sei sicuro che è servito a qualcosa, magari te ne fai regalare un altro. Per tutti gli amici che volessero partecipare al piccolo giro panoramico organizzato da Helmets Motoclub, vi ricordo che l'appuntamento è alle 10:30, area di servizio Doganella Ovest, per intenderci è quella dove c'è il McDonald's, la prima che si incontra imboccando la tangenziale di Napoli. E da lì poi usciremo con la tangenziale via Cilea,
via Corso Europa, via Manzoni, via Petrarca. Alle 11 ci sarà la consegna dei cornetti, porta fortuna, per chi vuole una breve intervista, e quindi poi là ci salutiamo. L'evento vi ruba poco tempo, non vi chiede tanto tempo. È un evento pensato per chi vuole tornare a casa per pranzo, e domenica giustamente ognuno ha le sue cose da fare, c'è chi ha la famiglia, c'è chi ha la suocera, c'è chi ha i bambini, e quindi è un evento che massimo mezzogiorno, l'una, vedrà il suo termine. Per chi ha già il cornetto può recarsi comunque a fare il motogiro con noi, per conoscerci, per stare un po' insieme, e a quel punto per prendere un altro cornetto da regalare a chi vuole. Non è detto che devi regalarlo a un amico motociclista, puoi regalarlo anche a un'altra persona. Evento Corno e Bicorno, la fortuna è di ritorno, perché ricordatevi che un po' il karma è un po' la fortuna, tutto quello che si fa torna indietro nel bene e nel male. Quindi vieni all'evento, prendi il corno, ce l'hai? No, te lo regalo io. Non ce l'hai? Lo prendi e lo regali. Stai sicuro che la fortuna è di ritorno. A questo punto questo motoblog brevissimo può finire qui. Io vi saluto, vi auguro buona domenica. Mi raccomando, se potete, like a questo video. Ciao amici, grazie.